Quindi il discorso della qualità della vita è un altro fattore di cui va tenuto conto. E non avete visto, adesso io ho fatto una carrellata, anzi adesso vorrei parlarne insieme a voi di queste cose, cosa avete capito di tutto questo e di come possiamo poi costruire la seconda parte, che vi presenterò, poi ne parleremo insieme. La vita si è allungata perché abbiamo trovato modi sempre nuovi per allungarcela, dalle cose essenziali, come dicevo prima, dell'antibiotico, da una cosa che ti poteva uccidere in un modo sciocco, capito? Cadi da un albero, ti rompi una gamba, è finita, oppure ti viene un'infezione e sei morto. Invece adesso possiamo sopravvivere e in più c'è il discorso dell'accanimento terapeutico, che a un certo punto si va oltre a quello che è dal mio parere, quello che è il normale salvare la vita e il voler tenere in vita un organismo che forse non ha più senso che sopravviva, insomma, perché diciamo che è un concetto materiale il corpo. Il corpo è un oggetto che noi abbiamo a disposizione. Quello che siamo noi è diverso dal corpo, cioè c'è qualcosa di diverso, poi ne parleremo questo pomeriggio, o perlomeno quello che sono le mie considerazioni da tutto questo. Altri dubbi? Ho vagamente risposto Sì, alla tua domanda. grazie, ho risposto. Confusamente alla tua domanda. Che No, cosa avete capito? Sono stato abbastanza chiaro? Abbastanza confuso? No? Dubbi? Ah, più che altro a me è venuto in mente di sé perché stavi dicendo prima che se non esiste la vita giusta Ah, è molto legato diciamo al contesto in cui poi diciamo, l'essere, l'uomo, l'animale vive. Quindi ho anche riferito a quello che stavamo dicendo un po' ieri, no? Questo discorso del tutti mangiamo tutto adesso, no? Cioè io sono nato qui con questa sì. temperatura e questi discorsi qua, però magari mangio, non so, la polenta piuttosto che sushi o fatti comunque non c'entra nulla. Ed è questo che magari può anche influire su quei discorsi delle nostre malattie, queste cose qua. Quindi dovremmo veramente legarci solo al cibo che. Locale, dici. Sì. Ma io questo non me, messa così non sposerei una cosa del genere io. Perché alla fine dei conti, cioè dirti un piatto di pasta o un piatto di polenta, dal mio punto di vista non cambia niente. Cioè, stai mangiando un cereale in un modo o nell'altro, con acqua, cotto, e quello che ti arriva come nutrienti è lo stesso, fondamentalmente. E l'uomo è fatto apposta, cioè ricordiamoci che l'uomo è onnivoro, è una tra le bestie più resilienti del pianeta, cioè ci siamo noi, gli scarafaggi, i topi, cioè quelli che resistono ovunque e dappertutto. Un bel gruppetto. Qualche altra bestia. Oh, esatto. Senza nulla togliere No, non mi la viene. coppia, per carità. Senza che i topi si offendano. Gli uccelli, ma anche quelli, ci sono ovunque. Diciamo che le specie, ce ne sono ovunque di specie diverse, però così come noi, non so, c'è un uccello che è ovunque dal polo all'equatore. Il piccione? Il piccione, sì, siccome si avvicina anche lui. Sì, non va ai poli. Esatto. Infatti ho detto topo volante per quello. No, alla fine cioè, noi ci siamo adattati ovunque perché possiamo mangiare qualsiasi cosa e funziona. Ecco, secondo me c'è un aspetto, tra virgolette, che noi non possiamo mangiare che è da 50 anni a questa parte. Cioè, abbiamo preso una china un po' oltre a quello che all'onnivoria totale, capito? Cioè noi il junk food non ci fa bene, punto. Ed è un problema. Ed è un problema perché sono pieni gli ospedali di questo problema. Cioè, alla fine finiamo tutti per star male, capito? Perché dentro di noi siamo organizzati in un certo modo. Cioè, io trovo che sia più utile sapere che dentro abbiamo questi gusti dal punto di vista ben codificati dal punto di vista genetico e ragionare con questi, con questa consapevolezza,
piuttosto che dire te fai la dieta dell'ananas, capito? E mangi solo ananas tutta la vita, perché non ha senso. Cioè, quello che ha senso è vedere, mangia tutto. Poi è chiaro che se il tuo discorso iniziale è quello di dire mangia locale perché è più fresco, allora questo è un discorso che è sensato. Anche perché al di là della freschezza, comunque magari la tecnologia è in grado di trasportare la merce in maniera... Sì, ma non è sostenibile. No, no, metto da parte la sostenibilità, okay. Trovo che il pianeta sa di molto suo. Cioè, è proprio l'idea del io vivo in questo ambiente, quindi è diciamo, il cibo, comunque tutto ciò che io posso mangiare e che tra virgolette è presente in questo ambiente, è l'unica cosa che dovrei mangiare perché è in questo contesto che mi organizzo. Che l'organismo vive. Non lo so, è veramente un dubbio questo. Cioè, ma io non avrei questo approccio perché essendo umano, cioè il nostro corpo non è diverso da quello degli Inuit. Non è che abbiamo degli enzimi indotti, ma non cambia completamente il metabolismo, non è diverso il metabolismo. Beh, però se io dovessi andare, non so, in Groenlandia, mangiare solo foche, ma... essendo abituato a questo corpo. Contesto, io di genere non capisco veramente nulla, però si può fare. Ma secondo me riusciresti a sopravvivere tranquillamente, sì. Cioè, c'è gente che non è groenlandese che vive in Groenlandia e si sopravvive, poi dopo bisogna vedere se tu riusciresti a sopravvivere al freddo, alle condizioni, al tipo di vita che fanno là. Cioè, secondo me il problema potrebbe essere maggiore con il luce buio e depressione conseguente piuttosto che mangiare la foca. Oddio, insomma. Loro dovrebbero mangiare il cavallo qua, quindi siamo... Sì, esatto. No, vabbè, la vediamo un po' più come... Alla fine tutti possiamo mangiare tutto, per carità, però... Non so, mi sembrava così che... Se arrivassi a dire sostanzialmente sarebbe meglio... Vivere lì. A livello di salute, non di sostenibilità ambientale. No, beh, di salute ha senso per altri motivi. Perché poi è un prodotto fresco, cioè io la vedo così, più che come... Tanto il muscolo è muscolo fondamentalmente, capito? Poi puoi vedere le percentuali, la situazione, insomma, magari non ti abitueresti mai a mangiare grasso di foca dalla mattina alla sera, insomma. Però questa è un'altra situazione. E il vegetarianismo in tutto questo come ci... Ah, ci salverà, dai. Ci salverà? È chiaro. E quindi l'essere onnivoro, cioè l'uomo onnivoro a un certo punto può diventare o ritornare solo vegetariano. Ritornare perché non mangi verdura tu? No, nel senso esclusivamente vegetariano, eliminare il... No, l'esclusivo vegetariano è il vegano. Il fruttariano poi mangia solo frutta, cioè dopo ci sono delle cose oltre, però il discorso è... Il vegetariano può mangiare, per esempio, il pesce, può mangiare le uova, può mangiare il latte, a seconda che sia un ovo latto vegetariano, cioè devi vedere un po' qual è la tua scelta, tra virgolette, etica o salutistica. È più etica sostanzialmente che... Ah, no, ma è solo una scelta etica, eh? Cioè stiamo parlando solo di scelte etiche, perché nel momento in cui tu sai che... fai due passi, io ho fatto ieri pomeriggio, ieri sera ho fatto due giri per Trani, paese stupendo, pieno di braccerie, cioè non sono rivendite di frutta e verdura, capito? Cioè ti viene in mente che dici, ma ci sarà un interesse per la carne, porca vacca, è un porco cavallo, cioè qui è tutto un giro di arrosti di cavalli, quindi capisci che l'interesse è quello. Infatti quello di cui parleremo adesso, fra poco e poi tutto pomeriggio sarà il discorso del cambiamento culturale. Non esiste un cambiamento, cioè io non ti posso dire mangia la lattuga che è più buona del cavallo, capito? Non esiste questa cosa qua, come non ti potrò mai dire il lavoro di transizione verso a una decrescita economica e di una maggior sostenibilità non può essere una scelta fatta dicendo ah, ma a me conviene non aver più la macchina
non aver più lavoro, dover gestire il mondo in modo diverso. No, non è questa, non è una scelta istintiva. Noi adesso stiamo andando, siamo dentro a un flusso che è la cultura occidentale capitalista di un certo tipo, poi in realtà, in cui ci stiamo perdendo per dei motivi, poi affronteremo dopo. Comunque la cosa più bella, secondo me, è come il binario parallelo tra gusto e necessità, cioè nel senso che non si sviluppano uno in conseguenza dell'altro, cioè il gusto non si sviluppa in conseguenza delle necessità, ma è a planare, come dire, un po' tutto suo e in un certo senso, come dire, anche vizioso. Perché è strano concepire come, anche sapendo che alcuni alimenti facciano veramente male, il fisico e il corpo ne presenta la necessità, ma il bisogno, no? Perché? Perché tu stai parlando di adesso. Sì, perché in realtà no. Gusti e necessità sono. Sì, cioè, è la perversione, diciamo, moderna. Ma, sì, la perversione è semplicemente un dato di fatto. Noi abbiamo avuto dei. Cioè, si sono sviluppati dei gusti per dei motivi di necessità. Sì, però poi è diventata una perversione. Poi nei milioni di anni siamo arrivati ad essere in grado di selezionare degli alimenti e raffinarli a tal punto che diventino solo gusto. La necessità ce la siamo giocata tanto tempo fa, poi solo noi occidentali, perché la maggior parte della popolazione mondiale ha ancora queste necessità e quindi i gusti hanno un senso. Il problema è che noi siamo arrivati a un punto di evoluzione culturale tale per cui io ti posso fare un frappè in cui c'è un sacco di grasso, zucchero e sale, e le patatine fritte sono, secondo me, il massimo del cibo, perché dentro c'è anche lo zucchero. Capito? Sono fritte, la patata non c'è, come proprio quantitativamente, sono dei veli che vengono fritti. A te interessa il fritto con questo, è stato fritto il velo non c'è più niente dentro, la patata non è un prodotto. C'è il grasso intriso, la patata in busta. Quella roba lì è meravigliosa, cioè è il massimo del concentrato dei nostri gusti, per cui piace a tutti, c'è poco da fare. Quello che possiamo fare noi è la consapevolezza, cioè il mio passaggio è quello lì. Tu conosci queste cose qui, diventi consapevole e poi sei libero di scegliere, poi dopo ne vedremo anche. Però la libertà di scelta e poi la libertà di scegliere con piacere di mangiare le patatine e magari dici, vabbè, al posto di mangiarmi tutti i giorni o quattro volte a settimana, me ne mangio un buon pacchetto questa volta e poi la settimana prossima. Non tutti i giorni, così la carne, il prodotto di origine animale. Cioè, il sapere queste cose ti dà la possibilità di scegliere e di dire quanto pesa sul mondo e sulla mia salute mangiare la carne di cavallo con i semi di finocchio che ho mangiato ieri sera. Buonissima. La mangio? Ah, l'hai mangiata. Certo che l'ho mangiata. Ma io cosa faccio? Vengo qua e non mangio la carne di... Ma stai scherzando? Cioè, io... Ho fatto anni a Locorotondo, Cisternino, dove c'era il Mastesca, ma figurati, gli umareddi mangiamo. Non li ho trovati qua. Però questa è una scelta. Poi dopo è chiaro, poi a parte avere una nottata agitata, però superata la fase della nottata, io mangerò carne, magari stasera, però fa qualche altro giorno, insomma. Disposto a soffrire, avere il cibo e... se no è privazione, dopo diventerà nevrosi. Cioè, secondo me in gioco ci sono tanti fattori di vario tipo. Il cibo deve essere un piacere, cioè voglio dire, libera endorfine. Che cos'è che libera endorfine nella nostra vita? Cioè, a parte la droga, c'è il cibo, il sesso, l'attività fisica, cibo, non so che cosa... È attività fisica, la meditazione, cioè, perché è attività fisica, cioè ci sono poche cose che liberano endorfine, il lavoro spesso non libera endorfine, capito? Il guidare la macchina, ah sì, vabbè,
però è, non hai lo stesso effetto. Cioè, il cervello... Sì, no, ma... No, può darti soddisfazione, ma voglio dire, come ti focalizza e ti piace la cioccolata, per esempio, non c'è altro, capito? E lì non è che stiamo giocando, cioè la meditazione è una cosa, l'attività fisica è un'altra cosa, cioè il sesso è un'altra attività che libera endorfine. Allora, queste cose qui uno non è che dice facciamo a meno, queste sono fondamentali per l'organismo umano e per la vita serena. Poi liberartene, certo puoi liberartene, però dopo diventa una nevrosi. Dimmi. Sì. Io credevo fosse un problema genetico, questo è un problema. Non riesco a capire poi biologicamente come l'alimentazione vada, diciamo, a creare questo incremento. Diabete? Sì. Il diabete ha due tipi di diabete, il tipo 1 e il tipo 2. Il tipo 1 è quello di solito è giovanile e comunque quello è da sì, genetico, è praticamente esclusivamente genetico, per cui ti arriva spesso nelle prime fasi della vita. Il secondo è il tipo 2, che è quello alimentare, che è la stragrande maggioranza. Guarda, è semplicissimo avere il diabete. Ti mangi cannoli siciliani, la pastiera tutti i giorni, fra qualche settimana, qualche mese cominci a avere dei problemi con la glicemia e fra un annetto tipo 2. Tranquillo. C'è la cassata, per esempio, un'altra modalità. Ed è irreversibile, però, in base a... È irreversibile, sì, perché in realtà puoi farle certe cose. Dipende dalla tipologia e dalla situazione in cui sei. Però in realtà, in questi casi, poi ce ne sono molti altri, sono in realtà la dieta può far regredire ha fatto regredire tantissimi casi di cancro, perché in realtà lo provoca e lo può far regredire. Io ho un'amica, una collega che aveva un gravissimo carcinoma epatico, è andata per persa, cioè è andata per morta, lei ha chiesto di tornare a casa, ha cominciato a mangiare in modo completamente diverso e a distanza di 8 anni, 10 anni è qua, che fa una vita completamente normale, anzi va in giro a raccontare di come la dieta Cusmine le ha cambiato la vita. Ma la dieta Cusmine è un pezzettino, cioè la Cusmine è una russa che ha per problemi di lei è andata a vivere in Svizzera e per problemi suoi fisici si è approcciata all'alimentazione, scoprendo in tempi remoti, nel senso che c'è moltissime cose non è ancora state scoperte nell'alimentazione, neanche gli acidi grassi essenziali, alcuni acidi grassi essenziali. Lei ha cominciato ha scoperto una serie di cose, ha sviluppato un tipo di alimentazione che in realtà grossolanamente si riduce a varietà e freschezza. Cioè tu devi mangiare tantissime cose diverse, non tre cose, nascoste, cioè camuffate in cose diverse, ma tantissime cose diverse, ma proprio tante tante, e freschissime. E qui torna al discorso di prima. Se fai questo passaggio alimentare, cambia. La tua salute cambia. E lei fa tutto l'elenco dei personaggi che ha salvato, quel ragazzino. Obiettivamente lì c'erano dei problemi di carenze alimentari, nutrizionali. Cioè, montagna svizzera all'inizio del Novecento, questi che mangiavano polenta tutti i giorni, oppure, non so, grano saraceno tutti i giorni, venivano fuori con le ipovitaminosi o le avitaminosi, per cui cominciare a mangiare tanti prodotti freschi cambiava completamente le cose. Poi piano piano hanno scoperto... Ma noi siamo anche allo stesso livello con questi farinaci proposti in tutti i modi. Sì, ci stavo arrivando. Noi siamo tornati lì, cioè nell'assoluta abbondanza di cibo, in realtà noi mangiamo tre prodotti, come dicevo prima, conservati, per cui abbiamo perso la maggior parte delle sostanze nutritive, mangiamo sempre le stesse e torniamo ad avere gli stessi problemi. Cioè non avremo le avitaminosi, ma probabilmente non abbiamo tutto messo bene, capito? Perché se no non ci sarebbero tutti questi integratori di vitamine. Che non servono.
non servono a niente, la maggior parte non servono a niente. Scusi, non so se posso fare questa domanda, ma ho sentito. Vediamo. Che... C'è Semino e adesso stanno creando un movimento, per creare un progetto di eco city in Campania, un progetto di unione, sì. Ecco, si faceva riferimento proprio nel centro della valle. Alla transition town da applicare come in Valle d'Itria, dove c'è una particolare condizione, se ho sentito più conoscere questa. Ne parleremo fra poco e questo pomeriggio. La cosa interessante è sapere da chi ha più sperimentato già in questo senso come applicare, come cominciare ad applicare. Ci si dice un pomeriggio? No, posso esserci fino alla luna. Trovi il streaming. A posto. Perché è tutto online, tra un minuto metti con il sviluppato all'iPad, qualcosa che usa. Ma lo vede tutti i stream, vedi, lui sta registrando tutto in diretta. Ah, va bene. Se ci sono più contenta. Vedi di riuscire a vedere. Comunque se mi invita a fare una biglietta sì ma poi nella Valle d'Itria c'è tutta una popolazione che tu sai benissimo probabilmente se hai vissuto di ricerca sia della spiritualità ero quello al fornello era al fornello e purtroppo c'è tutta questa cosa in realtà poi l'attenzione su questa area è avvenuta proprio per un richiamo spirituale, perché c'era l'ashram, perché c'era ricercatori che sono venuti a vedere di artisti e per una sperimentazione di vita più in contatto con la natura, tutto sommato. E ci sono le condizioni per questo periodo, però c'è bisogno di più comunicazione, no? Nel senso un'azione unica comune che organizzi anche questo progetto in senso. È a posto. Quale progetto? Questo qui, questo ciclo di lezioni e di lavoro. Penso che sia fatto per questo motivo. Per implementare questo tipo di sperimentazioni. Sì. Se no. Altre domande? Andiamo avanti. Allora, credo che la selezione naturale ci stia indicando che la via che abbiamo preso non è quella giusta, fondamentalmente. Abbiamo visto come abbiamo fatto un percorso evolutivo, abbiamo fatto una serie di scelte, ci siamo evoluti in un certo modo culturalmente e siamo arrivati a tutta una serie di problematiche di sostenibilità sia ambientale che umana che ci pongono davanti a una serie di interrogativi. Abbiamo delegato la gestione della nostra alimentazione in toto e l'industria alimentare, cioè noi, ha fatto ciò che doveva fare, assecondare i nostri desideri e i nostri gusti nel modo più economico possibile. Quindi cominciamo a immaginare che non esistono gli altri, cominciamo a pensare, non esiste nessun altro, l'industria alimentare siamo noi. Non c'è un'entità, o perlomeno, mi sono abituato a pensare, non c'è nessuno che sta organizzando la distruzione degli altri esseri umani, siamo sempre noi che facciamo le cose. Cioè, se tu compri un pacchetto di patatine o vai a mangiare il junk food, sei tu che fai in modo che quella cosa lì funzioni e che continui ad andare avanti. Quindi sei tu il responsabile di tutto quello che ti circonda, perché in realtà tu puoi premiare o no, e premiare vuol dire comprare.
Quindi noi abbiamo deciso di non cucinare più, fondamentalmente, e far cucinare a qualcun altro. Poi di passaggio in passaggio siamo arrivati a delle industrie che cucinano per tutti. E noi ci mangiamo quella roba lì, e ci piace pure. La domanda che ci possiamo porre è il ritorno alle origini, l'approdo al lungo cammino? 5 milioni di abitanti sulla Terra. Questa era l'umanità sostenibile. Adesso siamo 7 miliardi e oltre. Scusi, ma provocatoriamente, dimmi. Potrebbe anche essere che questa strategia sia una strategia della selezione naturale proprio perché siamo troppi. Vabbè, queste malattie... È la selezione naturale? È la selezione naturale. Più che siamo troppi, l'essere troppi lo vedrei più come una malattia infettiva. Cioè, se ragionassi... Cioè, da veterinario... penserei raggruppi non so, tre animali in un recinto, stanno bene. Ne raggruppi 300, parte l'infezione ed è una tragedia e non riesci a fermarlo. Questo è un aspetto del siamo troppi. La selezione naturale ci sta facendo fuori perché abbiamo fatto una scelta sbagliata, che è quello di cui parlavo prima. Ho scoperto che l'hamburger o la patatina fritta è un prodotto meraviglioso, adesso c'è in tutto il mondo, lo mangiamo tutti quanti e quindi c'è il passaggio dell'evoluzione culturale. Non è più mio figlio, visto che io ho imparato a fare le patatine fritte, solo mio figlio sa fare le patatine fritte, che è l'evoluzione biologica, no? No, in realtà tutti quanti in un attimo abbiamo imparato a friggere le patatine, ce le stiamo mangiando, ci stanno facendo male e la selezione naturale ci sta dicendo, guarda che non è quello che devi mangiare. Cioè, tu puoi andare avanti tutta la vita a mangiarle, ma magari il tuo vicino gli viene un colpo dopo una settimana. O magari cominciano i problemi fra 30 anni. Insomma, questa è la selezione naturale che ti dice fermati lì. Possiamo ignorarlo e aumentare la dose di medicine per stare in piedi, come stiamo facendo adesso, oppure possiamo usare il cervello. In fondo è l'organo che abbiamo scelto di evolvere in modo principale e quindi riappropriamoci della nostra alimentazione. Questo è un decalogo che è venuto fuori da questo progetto che si chiama Alimentazione Sostenibile, che è nato nel 2010. Ho fatto la prima conferenza nel 2010, che era molto diversa da quello che c'è adesso. Piano piano si è evoluta sia la conferenza e le informazioni, sia il decalogo. Per 5 volte si è modificato per parecchi punti e fondamentalmente i punti sono il biologico come primo punto, non inteso come punto di arrivo ma come punto di partenza. Cioè il biologico è stato scelto come sinonimo di qualità, quindi anche un biologico autocertificato va benissimo, anche l'orto della nonna a cui non dà niente è perfetto. Il biologico è stato scelto perché è un codificato, a livello europeo e a livello internazionale esiste un regolamento del biologico a cui attenersi ed è solo l'inizio, in realtà c'è molto di meglio, c'è per esempio il biodinamico, che va ancora oltre, come dal punto di vista qualitativo. La cosa fondamentale è la qualità, e questo è un primo punto. Quando vai a mangiare, scegli la qualità, e la qualità va sempre pagata. Quindi un prodotto di qualità sarà un prodotto caro. Però non è a disposizione di tutti. Lo può diventare. Perché se io non mangiassi 80 kg di carne l'anno, magari ne mangeremmo in 2,40. Capito? È il primo approdo, cioè quello che pensa subito la persona che al biologico. Il biologico, io faccio del biologico da 4 anni e i prezzi sono più alti del convenzionale per un motivo, dopo lo vedremo perché, ma è il valore reale. In realtà se fai la spesa biologica come gruppi d'acquisto i prezzi si abbassano di molto, cioè lo stesso prodotto con la prima cotta di cui parlavamo ieri
Lo vediamo poi perché. Diminuisci anche il prezzo, è più basso perché ci sono meno passaggi. No, ma la chiave è lo vediamo, adesso ci ragioniamo. Secondo punto sono alimenti integrali, quindi secondo punto sono biologico o perlomeno qualità, prodotto di alta qualità, maggiore possibile e integrale. L'altro aspetto è noi con il nostro desiderio, i nostri tre gusti, abbiamo scelto bene gli alimenti, purificandoli, perfezionandoli. Quindi noi prendiamo dai semi l'olio e ci beviamo l'olio e diamo agli animali il pannello di proteine e fibra. In realtà noi dovremmo mangiarci il prodotto integrale. La farina bianca è sicuramente, il pane bianco candido è sicuramente più buono e appetibile di un pane integrale. Qual è la differenza? È che uno non ci fa molto bene, l'altro sì. Quindi più che dire magari mangiamo troppi cereali, mangiamo troppi cereali raffinati, mangiamoli integrali. Poca carne, molti vegetali. Non si può dire eliminiamo la carne intesa come alimenti di origine animale. Io non me la sento di dire diventiamo tutti vegani. Anche perché sarei il primo io a essere poco convinto. Però per esempio a me le uova piacciono, perché rinunciare alle uova? Posso allevarmele in giardino e... Però a detta dei vegani, vegetariani, cioè per chi è onnivoro, per chi magari sceglie cosa mangiare, tipo mangio meno carne, più verdura, è una sorta di comodo, dico tu non scegli, cioè oggi magari scegli che non ti interessa niente, quindi mangi la carne, domani dici no, oggi non mangio la carne perché tengo dal punto di vista etico. Quindi. Ma adesso io ho parecchi vegani, nella mia rete di conoscenze ho parecchi vegani, e anche in famiglia ne ho. E, cosa te ne fai dei maiali? Cioè, tu immagina, tu sei vegana e tu dici assolutamente non voglio consumare, bisogna ammazzarli tutti sti maiali, anche le vacche a questo punto. Cioè, alla fine facciamo fuori tutti gli animali perché tu non vuoi far fuori gli animali. Cioè, un maiale sai cosa fa? Fa dai 12, dagli 8, 10, 12, 16 suinetti ogni 6 mesi. Una scrofa. Dopo 6 mesi, 8 mesi comincia a fare, il figlio comincia a fare... Tu avete presente cosa diventa? Tra molti vengono anche autoriprodotti, cioè l'uomo che va... No, siamo noi che li riproduciamo. Cioè, io sto parlando di suini industriali. Sto parlando di vacche industriali, cioè abbiamo un sistema in cui questi animali o li eliminiamo completamente. Cioè bisognerebbe fermarsi prima. Ah sì, no, bisogna non averli mai realizzati questi animali, cioè lasci gli animali solo selvatici. L'animale selvatico va poi anche quello, va gestito anche quello. È un ambiente che non è più naturale, non ha più degli ecosistemi in cui il lupo si mangia i caprioli. I caprioli vi divorano cosa avete qua, il Gargano, capito? Io a Monteveglio c'è a fianco una piccola zona protetta, area naturale, piccolina, sono alcune collinette, montagne, abbiamo una quantità di caprioli mostruose che si mangia i raccolti per chilometri. E l'unica soluzione che hanno adottato è sparare sti caprioli una volta l'anno, fanno le battute di caccia e ne ammazzano. Allora, ne hanno ammazzati il 40%, l'anno dopo erano il 130%, ne hanno ammazzati il 60%, l'anno dopo erano il 140%. Cioè, e più ne ammazzi, più questi si riproducono, perché la natura è fatta così, capito? Cioè, più uccidi gli animali, più questi dicono, oh, ma c'è un sacco di spazio e lo riempi, come facciamo noi, capito? E allora aumenti i figli, tutti quanti sopravvivono perché c'è cibo per tutti, e si riparte. E l'anno dopo cosa fa? Cioè, o li fai fuori tutti veramente e dici il capriolo buono è quello morto, oppure poi arrivano i cinghiali, cioè è infinita la cosa. Secondo me non ha, e poi si torna alla frustrazione, alla nevrosi, perché adesso tu puoi fare la scelta etica e dire basta carne. La possiamo applicare a tutti? Sarebbe un, cioè, o c'è la necessità,
cioè se tu pensi anche alle generazioni che ci hanno preceduto nella povertà, voglio dire, perché noi mangiamo tanta carne? Adesso perché c'è tanta carne qua? La Puglia non era una regione ricca, non c'è la storia di carne tutti i giorni, due volte al giorno, capito? Si mangiava i cereali e la festività si mangiava la carne, come era in campagna da noi, cioè è la stessa cosa. Adesso questo è più equilibrato, infatti ha senso partire dall'evoluzione, ma basta girarsi di 50 anni e vedi com'era più o meno sensata la cosa, cioè aumenti la qualità. L'animale, secondo me, il passaggio che ho fatto io, perlomeno etico, non è il dire oh poverino l'animale, devo uccidere. L'animale ha quella funzione lì, fondamentalmente, cioè se ho un maiale è lì che finirà la cosa. E quello che posso fare è farlo vivere il meglio possibile la sua vita. Al posto di fargli fare 8 mesi in una gabbia di cemento armato, gli faccio fare 1 anno e mezzo nel bosco. Ecco perché gli ultimi 6 anni di lavoro di ricerca che sto facendo sono tutto quanto sul biologico a livello internazionale, di allevamenti, la maggior parte all'aperto, in cui vado a vedere l'animale cosa mangia, le ghiande, quante ne mangia, cosa fa, il prato, le turnazioni dei prati, per vedere gli animali come interagiscono e come si sviluppano. Animali che hanno 1 anno e mezzo, io mangio la carne bovino che mangio io, viene da un allevamento nel Grossetano che sono 1500 ettari, di cui 1100 di pascoli e prati e boschi, dove 100 animali vivono, 100 animali, non 10.000. È un prodotto che costa molto di più, è biologico, ma a me non me ne frega mica niente, ne mangio pochissimo. Cioè è lì che il discorso perché possiamo mangiarlo tutti. Perché tu accedi a un prodotto che costa di più, perché ha senso, ma ne mangi molto meno. E allora però lo mangi di grande qualità, di un animale che ha vissuto la sua vita nel modo migliore. Poi, se arriveremo un giorno a dire basta con le vacche, e le faremo fuori tutte, l'ultimo hamburger per tutti quanti, e la chiudiamo lì. No, cioè, dove le mettiamo? Cioè, questa è una cosa, che è un aspetto che la maggior parte di quelli che conosco non riesce a spiegarmi. Dice, sì, d'accordo, io metto qua la scrofa, è grande come sto tavolo, va bene, è come un cane, sono degli animali di un'intelligenza meravigliosa. Comincia a far piccoli. Fra 3 anni noi abbiamo tutta Trani coperta di suini, perché si moltiplicano come topi. E cosa facciamo? Quindi poca carne e molti vegetali. Vegetali non solo cereali e legumi, ma tutto quello che vi capita sotto i denti, comprese le erbe spontanee, eccetera. Olio d'oliva e burro. I grassi sono fondamentali. Non bisogna averne paura, anzi più avanti vanno le ricerche, più vengono decolpevolizzati dai nostri problemi. In realtà l'olio d'oliva è un prodotto eccezionale, poi lo consumate come e più di me. Anche il burro, nonostante non sia un granché, come anche gli altri oli vegetali, quindi anche altri oli di semi, tipo olio di semi di girasole spremuto a freddo, fanno schifo. Vanno bene per la macchina, per il diesel. L'unico olio che ha un senso suo è l'olio di lino. Sì, sì, sì. L'olio di lino. No. Sì, ma lei non conosceva gli acidi grassi essenziali. Lo usava molto la cucina. Ma non conosceva. Lei sapeva c'era la vitamina F, ma non sapeva la differenza che c'era tra gli omega 3 e gli omega 6. Quindi l'olio di girasole è un olio di soia con la vitamina E. Ci sono degli oli di girasole adesso, abbiamo fatto anche dei lavori su questi, che sono in alto oleico, si chiamano alto oleico, che sono un olio d'oliva, però al posto di avere i polifenoli, quindi tutta la quota di antiossidanti tipici dell'olio d'oliva, hanno come antiossidante solo la vitamina E, che in quantità è notevole. E io lo uso per i dolci, per esempio, perché non ha il sapore dell'olio d'oliva. Sì, sì, sì. Però l'alto oleico è difficile da trovare. Cioè io ce l'ho perché, avendo fatto dei lavori con gli animali, io ne sono tenuto una quota.
e gli altri oli sono assurdi. Sai che è difficile a trovare? L'olio di girasole alto oleico, che è una... Non lo commercializzano proprio? No, ho visto delle cose, cioè viene utilizzato molto nell'industria, ma non viene commercializzato normalmente. Controlla, perché io ultimamente ho visto delle patatine che dicevano è cotto in fritto in olio di girasole alto oleico, però non so perché è venuto fuori, probabilmente perché si stanno accorgendo che ha un suo senso, cioè anche come tenuta della frittura un olio d'oliva tiene molto meglio che un olio di polinsaturi, per esempio, se c'è la vitamina E ancora meglio. Alimenti riconoscibili, non trasformati, meglio con un ingrediente solo. Questo è un altro punto. I cereali per la... Voi dovete pensare come, che ne so, le vostre bisnonne o i vostri nonni. Cioè, vi vedete, o come un astralopiteco, ancora meglio. Vi mettete a tavola e guardate il vostro piatto. Allora, se ci sono i cereali della Kellogg's, verdi con le striature viola, non è normale, cioè non è cibo, non va riconosciuto come cibo, è l'errore culturale nostro che dice questo è cibo per cui lo posso mangiare e mi piace anche, quello non è cibo, quello è un'altra cosa, riconoscibili, cioè riconosci, vedi un'arancia, quella è un'arancia, dentro l'arancia c'è un ingrediente solo, l'arancia, finito, poi non è trasformato in qualcosa di diverso, è lì. Quindi abituarsi alla semplicità, proprio mentale, cominciare a dire, l'approccio è quello. Vai lì e dici, che cos'è questo? Lassa stare la suefazione culturale di dire, sì, ma tanto questo l'hanno trasformato, l'hanno rimesso, l'hanno colorato. No, questo non è cibo, lascia stare. Non è normale che sia così. Se vuoi trasformare qualcosa, fallo tu. Trasforma tu i prodotti, prendi gli ingredienti e trasforma i prodotti. E questo limita enormemente anche la quantità di cibo che mangi. E mangia meno, questo è un altro aspetto fondamentale. Noi mangiamo troppo. Ho visto delle statistiche, la media italiana è sopra le 3.000 calorie al giorno. Sopra le 3.000 calorie al giorno. Cioè siamo quasi al doppio. Fresco e di stagione. Questo è imprescindibile. Adesso voi probabilmente avete già i pomodori. Io no. C'è poco da fare. O li faccio in serra riscaldata, oppure stanno arrivando adesso i primi tra il verdino e il rosino, così. Però se no, infatti i miei soci dell'azienda agricola dicono, soprattutto i nuovi, mi sono rotta le balle di mangiare sempre le solite verdure, guarda, questo è il nostro inverno, c'è poco da fare, capito? Se no, c'è la COP, vai lì e trovi i pomodori, i peperoni. I peperoni da noi l'anno scorso non c'erano, c'erano dei peperoni verdi, perché non ha fatto abbastanza caldo per lungo tempo per farli rossi. E se mangi fresco, mangi di stagione, perché se fresco è locale, non se ne va tanto non è venuto da tanto lontano. Locale e autoprodotto, altro punto fondamentale. Più è locale, più è sostenibile, perché fa poco viaggio. Meglio ancora se te lo produci tu. E torniamo al discorso: l'alta qualità, integrale, meno passaggi, non trasformato, ingrediente solo. Abituarsi a pensare di autoprodursi le cose. E poi vedremo qual è il passaggio mentale tra la tua autoproduzione alla produzione di comunità, che è la chiave, secondo me, dal mio punto di vista, del cambiamento culturale, perché è insostenibile ragionare sul produciamoci noi il nostro cibo. È vero che io devo produrmi il più possibile il mio cibo, ma io oggi sono qui, e chi è che gestisce la mia roba a casa? Cioè, allora, o facciamo un salto indietro e torniamo nel Medioevo, o in una stretta autosussistenza in cui ognuno produce qualcosa per se stesso, oppure, ancora meglio, facciamo il salto culturale, che è dire, bene, allora siamo una comunità e ragioniamo come se fossimo un unico organismo. Quindi produciamoci
i prodotti dentro la comunità, ma ci sono le cellule come in un organismo o gli organi che fanno deputati a fare le cose particolari e vengono premiati per questo. E da lì si torna al discorso qualità e pagare la qualità economicamente. Niente confezione, se c'è un prodotto confezionato ha viaggiato, perché c'è una confezione e un prodotto. Bevi acqua del rubinetto, la stessa cosa che posso dire per il cibo posso dirla per l'acqua. Un'acqua confezionata è un'acqua che ha viaggiato, è un'acqua insostenibile. Ultimo punto, parliamone, che è il cambiamento culturale, che è quello fondamentale, per cui non ha senso tutto il resto. Il continuare a parlare di queste cose qua, non solo io con voi, ma tra di voi e con altri. Ed è l'unico modo per trasmettere la conoscenza. Trasmettere la conoscenza vuol dire, come dicevo prima, diventare consapevoli delle cose. E diventare consapevoli vuol dire essere liberi. Liberi di scegliere. E per assurdo, quello che ci stiamo accorgendo noi è che quando sei libero, poi è un disastro, perché non sei più libero di scegliere, perché la tua via è segnata, non puoi fare dei compromessi su certe cose, perché sei così libero che il tuo corpo direttamente va da un'altra parte. Non ho capito, è un delirio mio. No, la libertà è la libertà di scegliere le cose. Quando sei consapevole di qualcosa puoi scegliere, perché sai cosa c'è dietro e puoi decidere di mangiare carne o non mangiarla. Se hai una responsabilità personale maggiore, sei consapevole delle cose, puoi scegliere e quindi sei libero di scegliere. Quello che ci stiamo accorgendo, io e un'amica che lavoriamo su un aspetto di transizione interiore, che è a fianco alla transizione della comunità, che è quello che sta dietro la transizione della comunità, quindi, è che quando uno è libero di fare le cose, non sto parlando del cibo, ma uno è libero e si trova davanti a una scelta, in realtà non è libero di scegliere entrambe le cose, perché essendo libero, la scelta che ti porta a una contraddizione o a un rimaneggiamento delle tue idee, non la puoi scegliere. Hai già fatto la scelta. Cioè il tuo corpo ti porta direttamente verso l'altra parte, quindi sei così libero che non puoi scegliere, non posso scendere a compromessi su questa cosa qua, perché sono libero e so cosa voglio. Quindi è una contraddizione che però sta diventando interessante, perché questa cosa qui, arriviamo lì e dice ma sono libero di scegliere, un cacchio, guarda cosa mi propongono, è impossibile, e si va da un'altra parte. Cioè, però io divido un problema che a volte lo vediamo, cioè, questi scherzi solamente con degli amici, cioè, abbiamo un'amica che segue molto l'alimentazione, è molto attenta a tutte queste cose qua, in generale. E quindi, siccome come società invece noi siamo impostati in un altro senso, appunto, se esci la sera in giro e vuoi mangiare, è più probabile, anzi quasi certo, che tu riesca a trovare solo facilmente farinacei o carne, certo. Le situazioni, diciamo, di socializzazione con ti portano ad avere delle difficoltà poi nell'organizzare delle cose con chi ha fatto una scelta diversa. Per dire, stasera andiamo a mangiare fuori, ok, dove andiamo a mangiare fuori? Qui andare a mangiare dove hanno deciso, diciamo, l'80% del gruppo che si sposta per andare a mangiare, perché magari c'è un 20% che sta seguendo, ha già fatto una scelta consapevole. E giustamente, come dici tu, non verrebbe mai a mangiare in quel posto perché sa che lì non gli danno la possibilità di fare delle scelte alimentari consapevoli. Certo. Ma ti mangi quello che è magari buono, molto buono, però è impostato seguendo
quello che il mercato ti offre. Sì, devi sbattere un po' di più organizzato, cioè quella è la differenza. No, dico il gap, però diciamo all'inizio il gap da diciamo superare è quello appunto tra una società nella quale la stragrande maggioranza si comporta in un modo e piccoli gruppi che iniziano a muoversi in maniera diversa e che però comunque hanno anche relazioni sociali che sono legate all'alimentazione, cioè perché lo stare a tavola, lo stare insieme è socializzare, un momento fondamentale della socializzazione quotidiana. Guarda, anche io a casa, per esempio oggi vado a mangiare a casa dei miei, tutti la mangiano il cervello che li puoi fare a mia madre, magari mangio cose buonissime, però il pane sarà il pane fatto con farina raffinata. Ah, certo. Però il piatto di pasta, se io dico a mia madre, vabbè, ma qua questa cosa, mia madre mi guarda e mi dice, ma sono il ragù pugliese, cioè sono anni il sugo pugliese, mangi questa cosa, insomma, con le polpette, cioè, fritte non ti sta bene, ma cioè cucinavi tu le matracche, quindi già o riesci a cambiare loro che hanno 65 anni o tu mangi da solo dall'altra parte. Io ho adottato questa tecnica. Personalmente io mi considero spazzino, come dal punto di vista evolutivo. Io mangio quello che c'è. Se vado da mia suocera, mangio quello che cucina mia suocera. Non mettersi a discutere con tua suocera. Vado da mia madre, mangio quello che da mia madre. A casa decido io. E ho il mio freezer con la mia roba, il mio frigo con la mia roba, la mia azienda agricola, e si organizzo io. Punto. Non muore, cioè, ti dicevo, ieri sera ero in giro per Trani, ho mangiato quello che mi è capitato, cioè quello che volevo mangiare, la focaccia con i pomodorini, il coso lì col purè dentro, una specie di cannolo di pasta di pizza con il purè dentro. Cosa ho mangiato? Un pazzerotto fritto. Sì, no, col salsiccia di Norcia, mi ha detto una roba del genere. Quella sul porto. Poi ho mangiato un panzerotto fritto e poi la carne. Scusa, hai posso mangiare qualsiasi cosa in qualsiasi quantità, non ho problemi. O posso anche digiunare. Quindi non provi a fare, diciamo, tra l'altro, rispetto per il testimone di Geova dell'alimentazione, cioè che guarda, e dici no, guarda, ma perché già mi annoio di me stesso, cioè proprio io mi annoio me stesso, figurati se devo rompere i coglioni al prossimo in questo modo, cioè guarda, è una cosa che proprio non so. Poi con un approccio alimentare come il mio, che negli anni si è evoluto, alla fine no, cioè voglio dire, no, non c'è scritto niente qua, sono cose sensate e tutte culturali fondamentalmente, in cui c'è la possibilità all'altra persona di dire guarda, grosso modo, scegli la qualità, mangia un po' meno carne, produciti tu il prodotto e premia chi c'è attorno a te che produce bene, finito. E poi l'alimentazione viene da sé, cioè se si cambia la testa, poi l'alimentazione arriva, capito? Il cambiamento arriva, poi ne parleremo pomeriggio. C'è anche una questione, secondo me, dei consumi, poi degli alimenti che si, nel senso anche le calorie, no? Che devono essere smaltite facendo attività fisica. Sì, questo è un altro aspetto, ma esulava. Se tu hai un 2000, facendo sport aumenti il tuo fabbisogno, ci ritroviamo con il consumo odierno, cioè quindi 3000 eventualmente calorie. Ammazza, 1500 al giorno. Infatti due ore di corsa. Tra quelle attività, diciamo, intellettuali, quelle fisiche di intorno. Intellettuale. Vabbè, io ho chiamato intellettuale perché non posso usare un altro termine. Spostare il mouse non è un'attività intellettuale. Sono quelle serali che togli lo streaming che fai sotto le coperte. Ah, vabbè, ma quello. Vabbè, anche quelle sono qualche centinaia di calorie, non è che puoi stare. Vabbè. Sempre alle 2 ore di corsa, torniamo. Nel senso che vanno consumati anche, cioè, perché se uno fa una vita sedentaria, mangia anche poco, alla fine non si trova niente, non si trova, ma guarda che non. Sì,
cioè, è tutta un'invenzione umana, eh? È tutta una perversione il discorso delle calorie, delle cose. Cioè, noi siamo, il nostro organismo è abituato a mangiare quello che trova e lì finisce. Poi alle forze, cioè, guarda che. Sì, io non ti dico, più vado avanti, meno mi fisso su queste cose delle quantità. È proprio, ho deciso di abbandonare completamente queste cose qua, perché non hanno senso. Perché no, cioè, tutta la ricerca è fatta, e la faccio da 18 anni la ricerca, è fatta sul dualismo, in cui ci sono io che osservo e il maiale o la persona o l'acido grasso e che osservo in quell'ambiente determinato per osservare come una molecola agisce in una situazione. Poi apri la finestra e vedi che c'è il resto del mondo, dove la molecola non sa dove è finita, la persona sta facendo mille cose diverse e ha interazioni di qualsiasi tipo, perché l'alimentazione interagisce molto, agisce molto sulla nostra salute, ma che cos'è che agisce sull'ambiente? Cioè, come ambiente, cos'è che agisce su di noi? Voglio dire, una relazione amicale, una vita sociale piacevole, che sia amicale o che sia sentimentale, ha azione su di noi? Caspita, forse più di una bistecca di cavallo, capito? Cioè, no? La bistecca di cavallo è più facile. No, quindi tutte le interazioni, a questo punto c'è un mondo che si apre di interazioni che tu dici, ma sai che c'è? Ma mangia tranquillo, stai te e viviti la tua vita serenamente. Prendevo, c'è una cosa che... Aspetta, c'è il microfono, se no non si sente. No, la cosa che a me colpisce è il punto in cui decidi di smettere di mangiare, cioè... No. E morire di inebria. La quantità. Cioè io sto mangiando, a un certo punto questa cosa mi piace, e ti fanno delle abbuffate, no? Continuo ad oltranza. Fino a che non ho la sensazione di sazietà. Sì. Però c'è un punto in cui, c'è un momento in cui se io smetto di mangiare prima e aspetto un attimo, quella sensazione mi arriva. Cioè, è un po'... Certo, no, ma l'organismo è fatto in questo modo qua. Sì. Cioè la golosità poi mi porta a mangiare ad oltranza e poi a sentire quella sensazione per cui un barilotto non si muove più. Invece c'è un momento in cui arrivo al punto in cui mi posso fermare e dire lo posso riconoscere in me, quasi un meccanismo, sì. Non so capire se è un meccanismo psico, fisico. No, è una situazione, ci sono varie cose, ci sono dei messaggeri chimici e dei messaggeri di tensione dello stomaco che ti dicono adesso è pieno oppure hai già dei nutrienti in circolo, puoi calmarti, capito? La chiave è mangiare con calma, fondamentalmente. Cioè se tu mangi con calma, masticando il cibo che hai davanti e non ingoiandolo, riesci a raggiungere, cioè il tuo organismo ti dice ehi, è arrivato il glucosio, puoi smettere, capito? E a quel punto ti freni. La chiave, infatti, qual è? I prodotti i junk food non hanno consistenza. Cioè, riesce a mangiarli in un attimo grosse quantità. Ecco perché riesce a ingurgitare un sacco di calorie prima che il tuo organismo ti dica stop. E in questo modo qua poi c'è la sua fazione e vai avanti. A me questo tipo di messaggio mi è arrivato a una certa età. Arrivati a dopo i 35, verso i 40... Se è chiusa la. Cioè lo stomaco si è ridotto di quanto. Non so, adesso riesco a mangiare molto meno e sono sazio, capito? In realtà. Se no, l'occo rotondo mi è successo, ho cominciato a mangiare alle 11 del mattino, ho finito a mezzanotte. Il mio amico è venuto la febbre. E, io non mi ricordo se sono stato male, anch'io cosa del genere, ma non aveva avuto la febbre e stavamo una nottata, siamo partiti con un diaframma di cavallo e siamo arrivati alla fine con la testa d'agnello, quasi morti, sì un rave. No, non era un matrimonio, era una cazzata, no, era una normale giornata di vacanza nostra dove ci si cerca di uccidere. Ecco, il passaggio è quello, a un certo punto il tuo fisico non regge più. Vi auguro a tutti una giornata così e poi si rompe qualcosa e non si riaggiusta più. No, semplicemente perché appunto
fermo più, ma nel senso che non adesso, non andando dalle 11 del mattino fino a mezzanotte, ma semplicemente mangio e non ah beh, sì. Cioè, il fatto che le persone non riconoscano un limite in quello che c'è. Vogliamo mettere dentro l'aspetto della nevrosi? L'insoddisfazione, il piacere che dà il cibo, le endorfine che dà il cibo e che non danno le altre cose. Ecco che comincia a disfarsi l'idea del dualismo. Cioè, noi stiamo parlando di alimentazione, ma l'alimentazione è una goccia nel mare. In realtà noi siamo fatti tantissime altre cose. Certo, questa è importante per la nostra salute, per la sostenibilità mondiale, e devo capire come gestirla, ma ci sono tutti i rapporti sociali che vanno gestiti, capito? Quindi è inutile che io mi butti sul cibo perché, cioè, certo che, ma forse ho il mio motivo, e mangio per avere un... Per compensare. Sì, una compensazione. Ricordiamoci che non siamo individui isolati, quindi dal nostro decalogo di partenza... dal nostro decalogo di partenza arriviamo ad ampliare leggermente la visione. Non siamo individui isolati, siamo parte di una comunità e il nostro destino è strettamente legato a quello degli altri e quindi a quello della nostra comunità. E l'unico modo di diventare resilienti, che poi vedremo perché dobbiamo diventare resilienti, che è la capacità di resistere agli shock esterni, è di ricostruire la comunità. Dobbiamo lavorare quindi a livello di comunità. Abbiamo mezz'ora. Cosa facciamo? Domande? Avete altre cose? Vogliamo... Cosa pensi della dieta zone? Non ho idea neanche cosa sia. Quali zone? Allora, non posso leggerle tutte, no, mi annoio troppo. Al di là degli aspetti commerciali che si sono inventati per venderti barrette, robe varie, però io l'ho trovata, cioè praticamente si mangia di tutto in maniera equilibrata, quindi grassi, proteine, carboidrati, in maniera appunto equilibrata, dividono in blocchi loro, sì. Per renderti allora, facile. 40-30-30, le proteine sono? No, dipende in che senso, in questa dieta. 30? 30, sì. Allora, ne hai un 20 di troppo di proteine. Sì. Se vuoi rimanere vivo, No, poi... Viene definita normale. Però, no, loro dipendono, cioè è vero che è così la dieta, però quella a seconda di chi la deve sì, fare, si può variare, dire, capito, mangi un blocco in più di proteine, sì, un blocco in meno, cioè te la sistemano così. Però in generale, l'idea che mangi tutto, ogni pasto mangi sia proteine, carboidrati e grassi in quantità differenti, secondo me è una cosa, io quando l'ho provata, se non fosse per il fatto che dovevi stare, come tutte le diete, loro ti dicono i blocchi hanno un peso, quindi di proteine devi mangiare due blocchi, che ne so, questo pesce X, sì, devi fare tot grammi di questo. Quindi è molto pesante da questo punto di vista, la fanno molto gli sportivi, quelli seguiti delle squadre d'atletica, perché tanto c'è qualcuno che li cucina al posto, esatto, loro. Però se tu devi stare la mattina a pesarti le cose... Guarda, io ne ho sentito parlare, ma non ho mai approfondito la cosa di zone. E tra l'altro ho letto di alcuni libri di diete varie così, soprattutto quelli anticancro, quelli della salute, con piacere, perché poi in realtà quello che trovo alla fine sono sempre nevrosi. Sì. Cioè io mi accorgo che... Calcolare. Ma che cacchio calcoli? Sì, cioè, sì. Ma cosa ti metti a fare 150 grammi di pesce? Cioè, voglio dire... E poi ci sono dei... È più semplice dire, secondo me, varietà e freschezza. Punto. Poi devi sapere vagamente che le proteine, meno ne mangi, meglio stai. Meno alimenti di origine animale mangi, meglio stai. Ma stiamo parlando di poca roba, eh. Incluso il pesce? Ah, sì. Sì, abbassa tutto. Abbassa tutto, non ha... Il pesce è insostenibile. Cioè, la tecnica che abbiamo noi di pesca, cioè noi abbiamo spopolato gli oceani.
non c'è più niente, siamo pieni di meduse perché non ci sono più i pesci che si mangiano il fitoplancton, si mangiano tutte quante le meduse. Per cui è finita, veramente. Cioè, se noi non ci fermiamo a smettere di mangiare il pesce, noi fra pochi anni non avremo più pesce nel mare e dopodiché e ci siamo tolti un pensiero, tu dici. Non ci può fare il E sarà finita anche quella, capito? E, il discorso delle proteine, quello che si è visto, sto leggendo un bel libro che si chiama The China Study, di un personaggio tutt'altro che secondario, che si è messo lì e ha detto: io negli ultimi 40 anni ho studiato sta roba qua e adesso la posso organizzare in un modo chiaro. Le proteine di origine animale provocano il cancro se mangiate al di sopra del 10-15%. Già questo basterebbe fine. Il discorso è: tu smetti di mangiare gli straccetti di cavallo perché forse fra 20 anni avrai il cancro, oppure perché non lo so. Io trovo che anche questo sia un aspetto fondamentale per la conoscenza, per la consapevolezza, che ti dà una maggiore libertà di scelta. Però alla fine è un'educazione culturale il passaggio. Cioè, cominciare a dire: allora io passo dal mangio praticamente solo proteine vegetali, che non danno questo problema, mantenendole sempre basse in generale, ed elimino tutto quello che è superfluo. Adesso, per esempio, io a pranzo mangerò sicuramente le mozzarelle, ma io poi prendo il treno e le mozzarelle le rimangio quando torno in Puglia o a Caserta, perché non ha senso mangiarle a casa mia. Fanno schifo. Cioè, se va bene, ci vogliono 10 ore per portarle su e già non sono più le stesse. Se no, mi danno quelle che hanno fatto vicino a casa mia, cioè, è immangiabile, è plastica. Le elimino, punto. Cioè, se è un prodotto di qualità, me lo mangio. Se no è inutile. Le caseine sono un disastro. Uguale. Lo fanno davanti a casa mia il parmigiano, ed è il luogo del parmigiano. Ah, ragazzi. Il gioco è vegetariano senza formaggio. È difficile. Però a quel punto il passaggio può essere. Cioè, se ne vale la pena lo mangio, lo so, però faccio come gli uomini, il cacciatore e l'accoglitore. Acchiappo la preda e me la mangio. E quindi oggi si mangiano solo proteine. Però prima di acchiapparne un'altra, magari passano settimane, capito? Cioè, la foca di cui parlavamo prima dei greolandesi, certo che si mangiano foca dalla mattina alla sera, ma quando è finita bisogna acchiapparne un'altra, che anche col fucile non è mica facile. Cioè, quelli stanno giorni e giorni senza mangiare. Il che compensa. Allora l'aspetto è quello, o perlomeno il mio punto di vista è quello lì. Cioè, se c'è una cosa che vale la pena mangiare, la mangio volentieri, perché è tipica, perché mi piace, quello che vuoi. Poi però non tutti i giorni sarà così. Allora uno si organizza in modo differente. La mia dieta prevalente è vegetariana, decisamente, con puntate carne volentieri e piacevoli. Ma come pensi che si possa conciliare il discorso cucina tu, mangia meno? Quando mi riguarda sono d'accordissimo, anche perché già nel cucinare, non lo so, forse no, hai quella sensazione di sazietà. Non so se è capitato solo a me. No, no, è quello l'effetto, perché alla fine. No, dico, come lo concili con stili di vita attuali, tranne che sono 4 gatti, una piccola città e 300 brasserie. Magari, diciamo, hai più tempo disponibile appunto per prepararti i pasti, ma in una grande città, in una media città, cioè, ti è mai venuto in sentiendo la soluzione ai problemi mondiali? No, no, ma tanto la soluzione si è già presentata dal 2008 a oggi, Una bella crisi, tu stai a casa, non hai mica lavoro, cucina. Se la metti così, è vero, però dal punto di vista questa crisi ha agevolato molto tutti quelli che vendono junk food perché costa molto meno. McDonald's ci sta. Ragazzi, se vedi a livello globale. Sì, no, grande soddisfazione, per carità, ma bisceglie non. Per forza, noi. Se vedi la grande città. Noi passeremo dal junk food per forza, perché costa molto meno ed è un prodotto pronto.
E come, come saranno i discount? Il, cioè, il problema sarà la, la massa di gente che andrà sempre di più al discount. La chiave, secondo me, è in quello che parleremo il pomeriggio. Usciamo dall'economia, si cambia completamente modalità ed è di nuovo solo una scelta culturale. Non tutti arriveremo nel futuro, speriamo di esserci. Volevo dare un parlume di speranza a quelli che vivono in Milano. Oh ragazzi, no, beh, quelli di Milano non so dirti, però ho, ho dei milanesi che sono venuti a stabilirsi da noi, due famiglie che sono già spostate. Secondo me il desiderio di cambiare vita c'è in tutti. Ciao, grazie. Grazie, grazie a te. Il desiderio di cambiare vita c'è e questa crisi secondo me l'ho anche acuito, nel senso che siamo arrivati a un punto in cui tutto viene fatto troppo in fretta, male, sto parlando di lavoro per esempio, ed è un disastro proprio organizzativo. Sono ogni 15-20 anni. Bene. 30 anni fa abbiamo avuto il grosso shock petrolifero, non so, metto gli anni 70. Gli anni 70. Petrolifero, ma anche, non so, e alla fine, ok, è vero che magari 20-30 anni fa non avevamo, cioè, non avevano lo stile di vita che abbiamo adesso, quindi con ricordo. Adesso siamo arrivati a... Però, cioè, non sembra che l'uomo... Cioè, vabbè, sono, perché a me sono, sono tutte diverse, no... Ma credo che forse la società è diversa, ma il concetto di come inizia, no, e di... come si espande la crisi è quasi sempre uguale, sono... 700 dollari. Ma questa è indotta. No, no, è indotta. Dopo parliamo di che cos'è. Sono indotta. No, non è indotta. Abbiamo, siamo arrivati alla fine. È finanziaria questa. Finanziaria quella è quella che vedi in cima. È quello che c'è in fondo che è quello che ti spinge. Cioè, il problema è quello che c'è sotto. È culturale. Nel senso, no, sono finite le risorse. Punto. Cioè, però... le crisi umane, delle società umane. Se date un'occhiata, sono state sempre, hanno sempre un effetto, quello che dice, parlavo prima, dell'azione insostenibile. Cioè, noi cominciamo a fare una cosa, come dicevo prima, ci viene così bene che cominciamo a farla un sacco di volte, no? Allora, mi è venuta bene la prima casa, faccio la seconda, la terza, la decima, quando ho riempito di case, poi non so più dove coltivare, capito? E questa è la crisi umana, e questo è un problema umano, proprio la testa fatta così. L'eccesso. L'eccesso, sì. Come quando mangio troppo, poi ho creato... sì, in questo caso è proprio un fare un'azione, no? Allora, uno comincia a dire, noi cominciamo a costruire, che ne so, i greci, cominciano a sfruttare il loro territorio, che è limitato, e la stella, il sole greco, è finito abbastanza rapidamente, quando hanno finito le risorse. Una volta... quello che era il nostro pretorio era la fertilità dei terreni. I romani cosa hanno fatto? Hanno creato un impero come? Facendo schiavi. Hanno conquistato tutto il mondo facendo dei granai dappertutto, pigliando tutti i prodotti e portandoli a Roma. Quando hanno finito? Tagliando le foreste. Hanno distrutto le foreste dappertutto, cioè tutte le risorse dell'epoca, quelle fondamentali, cioè il legno, la fertilità, così, se le sono mangiate. Quando è finita, hanno finito, chiuso. Così è successo all'Europa. In realtà, che cosa? Per come nel caso specifico, in realtà, diciamo, la crisi dell'impero romano non è dovuta alla fine delle risorse dell'impero, ma alla perversione dell'impero stesso, cioè ha una... eccessiva disponibilità di beni e quindi è una corruzione esasperata che poi ha sgretolato a un certo punto, come la vedo io, se posso fare una parte, è uguale a quello che sta succedendo adesso, sì, in un certo senso sì, però tutte le cose sono diverse, cioè nel senso che oggi secondo me disponiamo di mezzi tecnologici per affrontare anche una crisi così grossa come questa. Se fossero nella disponibilità, diciamo, solitaria. Cioè la tecnologia che abbiamo raggiunto, se messa a disposizione in maniera solitaria, può risolvere in gran parte, è certo che alla base ci deve essere un cambiamento culturale, perché altrimenti non avviene niente. Però riguardo, diciamo, le crisi, non è una crisi di disponibilità o di risorse, è una crisi indotta da interessi
dell'uomo stesso, ma di pochi uomini che cannibalizzano gli altri, perché questo c'è un fenomeno importante da dire. Che l'uomo è cannibale, ma non nel senso stretto del termine, no, ma nel senso che divora talmente tutto che arriva a divorare anche il suo, la sua specie. No, no, ma è assolutamente corretta come, come approccio. Io la vedo in un altro modo e secondo me c'è un passaggio ulteriore da fare. Comunque, ne parleremo a questo punto pomeriggio. Comunque, anche i romani, il discorso che facevi tu, che è poi parallelo a quello che sta succedendo adesso, qua per esempio in Italia, no? Dove tu dici c'è una macchina politica o organizzativa così corrotta che sta distruggendo. Ma fai un passo indietro. Questa macchina qua era uguale 20 anni fa o 40 anni fa. La differenza è che avevamo a disposizione tanto di quel denaro in più che era solo l'ennesima macchina incasinata e tutti quanti potevamo campare tranquillamente. Adesso c'è molto meno di spendere di denaro perché mancano le risorse principali. Cioè, con un petrolio a $140 sono crollati i subprime americani. Cosa c'entrano? Apparentemente niente. In realtà tu tendi un palloncino in modo tale che a un certo punto il punto più debole scoppia. La crisi finanziaria è collegata al fatto che ci sono sempre meno risorse. Ed è chiaro che tutti cercheranno in continuazione di portare via denaro agli altri o organizzare le cose, ma le risorse sono meno, per cui saremo sempre di più in sofferenza e ci saranno sempre quelli che porteranno via i soldi o l'accentrarsi di denaro. Questo non toglie il problema principale. È finita l'era del petrolio, che è il 98% del nostro motore. Prima di riuscire a trovare un motore che funziona e ci fa funzionare allo stesso ritmo, noi ne passeremo, anche dal punto di vista tecnologico. Ci sono delle innovazioni, delle idee che stanno venendo avanti, anche attuabili immediatamente, che sono formidabili, ma comunque non riusciranno mai, anche se attuate ovunque oggi, a coprire quello che sta facendo girare il petrolio. Perché è veramente... cioè, dietro ogni cosa che abbiamo noi ci sono centinaia di barili di petrolio, certo. Ed è ed è impossibile pensare di sostituirle in un momento. Cioè, per forza noi dovremo cambiare il ritmo della macchina, capito? Ed è quello che sta succedendo, per forza. Nel senso che noi non l'abbiamo scelto, ma la natura lo ha scelto per noi. Infatti nelle nostre ere di azioni insostenibili, questa volta siamo arrivati, non so se è la volta decisiva, però sicuramente siamo arrivati a un punto in cui, se il petrolio è finito, cioè aspettiamo 200 milioni di anni prima di accendere la prossima lampadina? Dimmi tu, capito? Quindi è complicata la cosa. Ecco perché a questo punto, da un problema, è fondamentale trovare l'opportunità e cambiare il punto di vista. A quel punto partire per un'altra modalità di azione che ci porti a un cambiamento culturale. Questo però riguarda l'Occidente, questo però in realtà riguarda quasi esclusivamente l'Europa e l'Occidente in generale, perché la Cina, c'è la Cina, l'India. Anzi, il problema più grosso sono come si comporteranno nei prossimi anni la Cina sta facendo dei grossissimi investimenti verso le diverse fonti energetiche, per esempio. Come adesso la proposta. Il problema è che di nuovo la nostra mente è sempre la stessa. trovo che è più sostenibile il pannello solare e via. Facciamo miliardi di pannelli solari così risolviamo il problema. Non è quello il problema è nella testa. Cioè, il problema è dover utilizzare tutta questa energia, capito? Cioè, lì la chiave è quella. Cambiare la testa. Proprio un incontro sulle teorie della decrescita. E a me, diciamo, vale per tutto,
ma questa è una cosa poco stupida, non è che risolve il problema, però che ne so, in Italia c'è il 12, non so quanto è di disoccupazione, il 12%, diciamo il 12%, se tutti i lavoratori rinunciassero alla tredicesima, avresti le risorse per coprire il 12% di disoccupazione, per dare lavoro al 12%, e già avresti i soldi con tutte le tredicesime degli altri lavoratori. E il discorso di quelli che c'è, cioè, della teoria della crescita, di coloro che portano avanti quella teoria, sta ora in accordi con la CGIL che stanno facendo per convincere le grosse imprese a dire ai lavoratori: tu rinunci al 2% del tuo stipendio, avendo più tempo libero, quindi capendo che è che se tu guadagni di più e non puoi, non hai il tempo per spendere quei soldi, oppure guadagni dei soldi in più spendendoli in cose che non ti servono, hai migliorato la tua vita. Magari la tua vita l'hai migliorata se capisci che quelle cose che ti stai comprando non servono a niente, e hai più tempo libero. Forse è quello lì il passaggio. Il passaggio fondamentale, bisogna mettersi nell'idea dell'ottica della comunità e quindi capire che io devo rinunciare a qualcosa per il bene della comunità, nel senso che sia la riduzione dei consumi fa bene in generale all'ambiente, sia anche in questo caso specifico per quanto riguarda gli stipendi, se io rinuncio al 2% del mio stipendio libererò risorse per dare lavoro reale, lavoro finito, nel senso che do un lavoro ai forestali, l'ennesimo forestale in Sicilia che non sa da niente, lavoro che migliora la società, quindi parlo sempre di quel tipo di lavoro, non occupazione per riempire i posti pubblici. È che il problema è trovare delle soluzioni non convenzionali. Cioè, il nostro modello di sviluppo e di pensiero è il consumismo, l'individualismo. I privilegi. Sì, ma fa parte dell'individualismo, in cui è chiaro che se io sono più privilegiato rispetto a te, esatto. A me conviene. Il problema è uscire da questa idea qua e cominciare a dire: d'accordo, però facciamo parte di una comunità. E dietro la felicità degli altri fa parte, cioè è importante per la mia felicità. Ma questo è uno di quei sistemi che, tra virgolette, potrebbe, questa è una domanda, che può funzionare quasi esclusivamente nel momento in cui tutti gli appartenenti alla comunità lo fanno, o mettiamo così, penso in tutto il mondo, solo questa metà lo fa, funziona comunque? Il movimento di transizione è un modello di ha un modello di sviluppo di, intanto si trasmette per via diretta come un'infezione, anzi è un virus, nel senso che il discorso è intanto lo riesci a capire e fare solo quando hai di fronte una persona che entra nel tuo gruppo di cerchio di conoscenze, di amicizie, e cui riesci a collaborare e c'è un passaggio di comunicazione reale, e questa è la prima cosa. La seconda cosa è che comincia per te un altro modo di vedere le cose, dopodiché cominci il tuo percorso personale, quello che noi chiamiamo la transizione interiore, che è parallela alla transizione esteriore sia tua che degli altri, però tu comincerai a farti le domande e comincerai a evolverti in un certo modo rispetto al tuo mondo, alle tue conoscenze. Ah, scusami, posso interromperti su questo? No, è interessante, perché questa teoria è molto interessante anche dal punto di vista, se vogliamo, religioso, no? Per chi trova, diciamo, una spiritualità, per dire, soggettiva, più che oggettiva. Però per fare quel discorso ci vuole una linea guida generale, ognuno se ne va per i fatti suoi. No, c'è un libro. Ah, ok. C'è una Bibbia. Allora, è un movimento inglese, per cui sono pragmatici, sono la gente pratica. Hanno scritto il libro, segui il libro, punto. L'hai letto il libro, leggi il libro, segui il libro, finito. E poi fai la transizione. Il libro è Transition Handbook, è il... non mi ricordo più come si chiama in italiano, comunque è il libro della transizione, della Arianna Edizione. Perché questa è una cosa molto importante, questo discorso, che può funzionare anche partendo tra virgolette dal singolo individuo. No, funziona solo dal singolo individuo. Tu cominci e cominci a
propagare l'iniziativa agli altri. Crei un gruppo guida, che sono un gruppo di persone che sono interessate, tipo loro nella Valle d'Itria riuniscono un gruppo di persone interessate, e poi l'aspetto fondamentale, lo vedremo dopo precisamente, tanto ormai, non lo so, 10 minuti, vogliamo cominciare la prossima, però mi sembra... E la cosa fondamentale nel momento di transizione è va applicato rigorosamente, cioè non puoi continuare a fare le cose che facevi prima, c'è una modalità di azione, cioè esiste proviene dalla permacultura. La permacultura è una tecnica di progettazione di realtà sostenibili e si basa, ben codificata a 40 e passa anni, ben codificata dei principi etici e dei principi di progettazione, che vedremo dopo. Applica quelli. Cioè, esiste una modalità con cui viene fatta, non c'è un fine, perché è quello che ho trovato subito interessante. Non ti dice che cosa devi fare il movimento di transizione. Cioè, la modalità di transizione non è che ti dice devi arrivare a Trani con un decimo del consumo energetico o devi smettere di far mangiare la carne ai tuoi vicini. Non è così. Devi applicare delle regole, dei principi. Ci sono dei principi di progettazione e principi etici. Applica quelli e vedi dove ti portano. Perché tanto tu applicherai la transizione in un modo diverso da me. Io l'ho applicata sul modello agroalimentare, perché ho la fissa dell'alimentazione. Per cui improvvisamente ho cominciato a dire, bene, allora quando ho cominciato a pensare alla transizione non me ne è fregato niente l'energia, che invece altri si applicavano all'energia, altri, a me interessa solo l'alimentazione. Allora come posso le mie conoscenze applicare alla transizione? Le ho applicate e piano piano ho sviluppato prima queste cose qui, poi via via è nata la necessità di avere un'azienda agricola. Allora abbiamo preso un'azienda agricola, prima eravamo in quattro, poi ci siamo modificati, poi ve ne parlerò dell'esperienza, e via via, adesso dopo quattro anni siamo un gruppetto, abbiamo un'associazione, un'azienda agricola, i mercati, e ci stiamo ampliando sempre di più. Il discorso alimentare è solo superficialmente messo da parte, in realtà è dietro a tutto, perché io voglio portare o perlomeno la strada in cui mi ha portato la transizione è una via indiretta all'alimentazione. Devo prima cambiare l'agricoltura per arrivare a un'alimentazione diversa. Questo è il mio percorso che ho applicato io e stanno applicando gli altri con me. L'effetto è virale, nel senso che poi ho scoperto varie altre cose che ne vedremo dopo, però queste modalità, se tu applichi queste modalità in casa, la tua famiglia, i tuoi genitori, i tuoi amici, così, le cose cambiano per forza, perché cambia tutto il tuo modo di rapportarti con gli altri, e questo cambiamento è estremamente interessante. Ed è quello che stiamo portando agli agricoltori della valle, della nostra valle, o dai trasformatori, ristoratori, gli amici, conoscenti, vicini. Non gli porto il modello di transizione, che è un brutto nome, non si capisce che cacchio vuol dire, non sai dove porta, cioè che cacchio è una cosa di transizione che dice parto da qua e poi dove vai? Boh, cioè già ti manca un pezzo per dire la transizione a dove. Quindi io ho lasciato stare il transizione. Ho fondato un'associazione che si chiama, noi lo chiamiamo Strecapogne, ma è un radicchio delle nostre zone, Stringipugno. Streccapogne, poi ne parleremo. Comunque ho fondato un'associazione e ho cominciato a fare agricoltura in modo diverso. Punto. La gente questo deve sapere. I modelli dietro e le modalità di azione ce le ho io. Ce le ho io e chi è con me lavora in questo modo qua. Quando vengo a parlare con te ti parlo di inclusione, di collaborazione, di decisioni partecipate, di facilitazione, di lavoro, di supporto agli altri. Se tu accetti questa cosa, mi sembra tutto comprensibile, se accetti questa modalità e lavoriamo sulle modalità, perché nessuno di noi sa cosa vuol dire collaborare veramente. È quando ci mettiamo insieme e cominciamo a scontrarci sui centesimi, perché in agricoltura
Non si lavora con gli euro, si lavora con i centesimi, se si lavora con i centesimi, se no si fa in perdita direttamente. Quando comincia a lavorare con le persone così, comincia a capire la collaborazione. Allora con ogni persona si sviluppa un metodo diverso. Capito? Siamo arrivati a fare scritture private, ognuno diversa, in cui cercando di farle rientrare in alcuni parametri che ci hanno consigliato le associazioni di agricoltori, che adesso si chiama la compartecipazione in agricoltura, con ognuno sviluppiamo una modalità diversa. E allora io ti do il lavoro, tu mi dai i prodotti della terra, io ti do soldi, tu mi dai un pezzo di terra, tu mi dai in affitto, cioè con ognuno una modalità diversa, e si sviluppano così le diversità delle persone. Però l'unico modo è scontrarsi direttamente con le persone e lavorare con loro, e vedrai che non con tutti, però qualcuno cede, e poi è un percorso, poi vedremo, un percorso lento, ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha le sue modalità. L'unico modo è attenersi alle regole, è l'applicazione che verrà misteriosa, ma se tu ti attieni alle regole, le regole rimangono, cioè quelle funzionano. Quelli di cui parleremo dopo, però tipo collaborazione e inclusione, cioè l'idea che cioè, cercare di raggiungere dei livelli di, anche di comunicazione con gli altri non chiari, cioè non è normale, cioè quello che noi chiediamo, dice, questa è stata una discussione democratica per esempio, no? Tutti abbiamo espresso il nostro, non è vero, non è sempre vero, è molto difficile da raggiungere in una discussione un certo livello di democraticità o di apertura, di collaborazione, di inclusione. È uno sforzo che va raggiunto, quindi ci vogliono delle persone che stiano attente a questo. Cioè una gestione, la facilitazione dei gruppi non è una cosa immediata, bisogna fare un... Sì, cioè procurarsi chi ti fa il training, fare il training e cominciare a lavorare su queste cose qua. Posto che ho visitato in Italia, un po' perché se non essere della agricoltura naturale. Sì, lo conosco. Ecco, lui diceva che proprio nel rispondere dell'interno in questa area è nata un po' la abitudine di manipolazione della terra, questa cosa che si è propagata in tutto il mondo, questa manipolazione della terra, probabilmente con i romani per fare le armi, hanno vissuto le originarie foreste, eccetera. Quindi lui diceva che da questa area dovrebbe partire il rimedio. Sì, è davvero molto interessante questa cosa, perché è di qua che come questo seme che ha generato questa abitudine, no? di ripetere lo stesso errore dappertutto, no? E a un certo punto dire basta, cominciamo a essere più consapevoli di come rendere più bella la nostra vita, più vera, nel rispetto della vita globale, del suo insieme. E quindi cominciare a guardare, a osservare dal nostro corpo, quindi ad abitarsi dentro e abitare la terra, no? Abitare il pianeta. Per esempio, e quindi va cambiata completamente l'ottica da questa arroganza totale che ha investito tutta la terra distruggendola, e ancora vediamo manifestazioni continuamente, anche questa continua. Questa roba politica, per esempio, sulla Expo che stanno facendo a Milano, nutrire il pianeta, già questo slogan è assurdo ed è arrogante, perché siamo noi che non siamo noi che nutriamo il pianeta che nutre noi. Cioè già questa è un'ottica completamente spostata, quindi va risettata
riguardando noi stessi, cominciando da noi stessi. Quindi sì, vabbè, ma non è in quelle manifestazioni di questo che no, vabbè, non per dire una. Io parliamo solo di interessi economici, che proprio quelli sono soldi che fanno il danno a tutto, diciamo. Quelle sono. Cioè non è di lì che può nascere la consapevolezza, no? L'economia può essere soltanto ecologica a questo punto. Ed è l'unica che ha, può avere. Cioè l'Expo, capito, è proprio l'emblema del disastro politico, culturale, economico, globale, diceva 60. Ma sì. Scusa, voi usate una moneta nel vostro bilancio? Il nostro bilancio è un euro, ce l'avete anche voi? Sì, ma non lo siamo. Lo check ci abbiamo pensato, ma non l'abbiamo ancora. No, non è fattibile. Non è fattibile perché lo check ha bisogno di un motore che lo rimetta in giro, che sia grosso. Quindi ci vuole un'amministrazione. Sconto di un 20% sulle attività, no? E si implementa una moneta locale con dei piccoli. No, no, è lo check. Locali, diciamo. Il problema è che ti rimangono in mano un sacco di check. Che puoi scambiare, che puoi. No, quello cioè, a livello locale ha senso. Però il problema è se cioè cioè lo sconto lo puoi applicare solo se ti viene applicato uno sconto, perché sennò dopo tu rimani in mano, ti rimangono in mano questi check e non sai più dove metterli. Puoi farlo per un'attività culturale in cui dici io al posto di guadagnare, che ne so, 15 euro ne guadagno 12 e il 20%, 3 euro, li metto in check e chi se ne importa, va benissimo. Sai che ci sono delle attività convenzionate dove puoi spendere. Ecco, le attività convenzionate devi cominciare a creare una rete di attività convenzionate. No, ci vorrebbe all'inizio subito un numero alto di attività convenzionate in modo che chi ha le check sa che ha la che può girare. Il problema è sì, però il discorso è quando entri nella produzione, che poi è lì quello che a noi interessa, cioè il passaggio non è il corso di pane o di cucito, il corso è poter pagare un prodotto col 20% di sconto, cioè un cibo col 20% di sconto. Questo qui è un problema, perché poi devi trovare quel prodotto lì, ti viene pagato il 20% in meno rispetto a prima. Però tu dovresti poter spendere quelli check che hai guadagnato da qualcun altro, perché anche tu che vendi la carne avrai bisogno di uno che ti faccia il prato, per dire. O che mi vende i cereali, benissimo. Dovresti avere dove poter spendere. Ce la faccio. A quel punto ho chi fa i cereali e devi trovare il terzista che ti prende il 20% di sconto. E il terzista dovrebbe trovare chi gli vende la nafta o la ditta che gli compra la New Holland, che gli ha venduto la Mititrebbia, che gli piglia il 20% di sconto. Cioè capisci che c'è sempre qualcuno a cui rimane in mano il cerino? Senza parlare dell'imposizione fiscale. No, quello non è un problema, perché è uno sconto al 20%. Eh sì, però vado a filiera, cioè vado sempre a monte, no? Alla fine da un'unità dove si usa lo check devo uscire, perché non lo so, è un certo ma senso. Comunque sempre andando alle origini, cioè la moneta è un modo di comunicazione, quindi in realtà anche poi alla banca, anche se poi rimangono vuoti e non ci sono il corrispettivo il problema è fare in modo che non rimanga in mano il cerino nessuno. Stiamo chiudendo.